Quando qua ti svegli la mattina e c'è una giornata bellissima, la lingua locale offre l'opportunità di usare un'espressione molto simile a quello che diremmo noi in italiano, e cioè spettacolo. One, two, three, and four. Il bello è che fa così bello che tu apri la finestra, esci fuori dalla finestra e a piedi nudi, praticamente in pigiama, ma stai proprio una favola. Puoi camminare sull'asfalto del mattino con i piedi nudi. Yes, man. That's right. You see? Isn't it wonderful? I think it is. Ok, ci sto. Ti racconto io una storiella. Allora, quando avevo 13 anni, sono andato a lavorare tutte le notti per un mese, 2 mesi, non mi ricordo esattamente quante settimane, in un postaccio grande, una stanza dove facevano i ghiaccioli. E il mio turno di produzione, anzi, il turno di produzione dei ghiaccioli in questo posto era soltanto la notte. Iniziava da mezzanotte, 11, mezzanotte, fino alle 5, alle 6 di mattina. E io sono andato lì durante l'estate. Questo posto si chiamava tipo la Casa del Sole, qualcosa del genere, ed era ad uno svincolo che sta fra Clusane ed Iseo, sul lago di Iseo. C'è ancora questa casa, questo posto, ma sicuramente ha cambiato proprietario, nome negli anni. E andavo lì la notte a lavorare, c'erano delle persone le più incredibili che stavano lì a lavorare con me, che anzi durante il turno di lavoro andavano via, tornavano, facevano cose strane, mentre io, bravo ragazzetto, con i capelli corti, carino, tutto col viso da "ma come hai fatto ad arrivare qui?" Stavo lì e scatolavo i miei ghiaccioli uno dopo l'altro. Dice: "Ma come mai? Ma perché i tuoi genitori ti hanno mandato a fare questa cosa d'estate?" Sono io che ero desideroso di poter realizzare il mio primo piccolo sogno, che era quello di poter fare il disc jockey alle feste private. Ma per fare il disc jockey serve la console. E a quel tempo non è che la vendevano su Amazon. Dovevi andare dal falegname, se non eri capace da solo, fare costruire la console, comprare i giradischi, incassarceli dentro, comprare alla GBC il mixer con i potenziometri, collegare tutte queste cose, fare le scatole con le luci colorate e via dicendo, fino a che c'avevi il tuo setup. E anche se avevi soltanto un motorino, non si sa come le portavi tutte queste cose, potevi andare a qualsiasi festa e poter animare e far godere le persone per tutta la serata. Morale della favola. Dici: "Ma perché mi racconti la storia dei ghiaccioli?" Ti racconto la storia dei ghiaccioli perché ho imparato da questa storia tantissimo e mi è rimasta nel cuore, perché è stata un'opportunità per uscire assolutamente dalla mia zona di comfort, di vacanza dalla quale mi trovavo, e fare qualcosa che non era particolarmente appassionante o interessante, ma mi dava la possibilità, se fatta tutti i giorni con costanza per un po' di settimane o mesi, di guadagnare sufficienti soldi per avvicinarmi di più al mio sogno. E quindi quest'idea di mettere da parte, scavare del tempo, dedicare ogni giorno una fetta fissa del tuo tempo per avvicinarti a quello che desideri, è quello che è scattato quella volta e che sicuramente mi ha dato una prima confidenza, un primo segno di fiducia che
che se vuoi fare qualcosa e gli dai dentro dang 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 giorno dopo giorno, qualcosa poi succede, qualcosa poi viene fuori e tu sei soddisfatto come dopo aver scalato una piccola montagna.